Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV. Oggi un po' di emergenza anche per me e quindi facciamo le previsioni non dallo studio, le previsioni di una situazione meteorologica piuttosto complessa. Il clou di questo peggioramento che ha cominciato a interessare l'Italia, è cominciato, diciamo, questo peggioramento è iniziato lunedì, martedì, si è concretizzato, come dicevo, il clou nella giornata di ieri e di oggi, quando la neve copiosa è caduta soprattutto sulla Basilicata. Proprio la Basilicata è stata la regione proprio che è stata colpita maggiormente dalle regioni meridionali da questa ondata di maltempo. Una profonda depressione con valori pressori anche sotto i 980 ettopascali, un valore piuttosto raro che si può riscontrare alle nostre latitudini, ha portato questo peggioramento e ha portato tanta neve. Abbiamo visto Potenza con zone alte della città con oltre 30 centimetri, ma nell'Interland Potentino anche superiore al mezzo metro, e sta ancora nevicando. C'è stata qualche pausa in mattinata, ancora qualche altra pausa, ma le nevicate stanno interessando ancora il nostro territorio a quote piuttosto, diciamo, medio-alte, siamo intorno ai 600-700 metri, laddove le precipitazioni sono più forti. Abbiamo situazioni di nevicate anche a quote un pochino più basse, però in montagna la neve è davvero abbondante. Vediamo, il satellite ci mostra tanta nuvolosità sull'Europa, soprattutto sulla parte centro-orientale, e l'Italia è interessata da questa nuvolosità che è legata al minimo depressionale che si sta allontanando verso la Grecia. Infatti, se vediamo l'Italia dal satellite, se vediamo l'Italia con l'immagine ravvicinata del satellite, notiamo la nuvolosità che ancora interessa Puglia, Basilicata soprattutto. Questo proprio permetterà ulteriori nevicate nelle prossime ore. Quindi vediamo le previsioni per la seconda parte della giornata. Avremo ancora delle isolate nevicate che andranno man mano diradandosi nel corso della notte, quindi si attenuerà il grosso del maltempo dopo le ultime nevicate abbondanti del pomeriggio. Poi in serata la situazione tenderà a migliorare, ma arriverà aria fredda. Forse qualche fiocco anche su Matera nel tardo pomeriggio sera, ma le nevicate non sono previste sulla città dei Sassi, in quanto lo zero termico è piuttosto alto, quindi non dovrebbe nevicare se non in casi molto occasionali. Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, ci aspetta ancora delle residue nevicate in mattinata, soprattutto nel Potentino centro-settentrionale, quindi anche nel Vulture Melfese, nel Potentino centrale, meno probabili nevicate nell'area sud della regione, e qualche pioggia che interesserà le zone del Materano, soprattutto la parte nord del Materano. Le nevicate poi andranno cessando nel corso della mattinata e il cielo tenderà a rimanere nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza più precipitazioni. Il quadro termico per quanto riguarda sabato vede una diminuzione delle temperature su tutta la regione, quindi avremo minime intorno ai meno 2 gradi a Potenza, intorno ai 2 gradi a Matera, con massime di 1 grado su Potenza e 5 gradi su Matera. I venti saranno piuttosto sostenuti dai quadranti settentrionali, nord-ovest sulla parte centro-settentrionale della regione, un po' di nord-est forse sul lato tirrenico della costa Malateotta, dove il mare sarà mosso, così come sarà mosso anche lo Ionio. Vediamo la domenica. La domenica c'è una tendenza a un ulteriore miglioramento, quindi avremo un cielo in gran parte sereno su tutta la nostra regione, sereno poco nuvoloso, qualche nuvolosità più sulla parte occidentale, dove andranno aumentando le nubi a partire dal pomeriggio sera, quando è prevista in tarda serata e nottata qualche pioggia sulle coste tirreniche. Andrà sciogliendosi la neve piuttosto rapidamente al di sotto dei 1000 metri, perché arriveranno dei venti da sud-ovest. Vediamo il quadro dei venti e delle temperature, quindi avremo venti da sud-ovest in intensificazione, porteranno un aumento, temporaneo aumento delle temperature, quindi, come dicevo, si scioglierà piuttosto rapidamente la neve anche su Potenza. E i valori nella notte saranno piuttosto freddi, meno 5 a Potenza e meno 1 a Matera. Poi però nel corso della giornata, come dicevo, questi venti faranno aumentare le temperature fino a portare i valori di 5 gradi a Potenza e 10 gradi a Matera, con i mari che saranno ancora mosso il Tirreno e poco mosso lo Ionio. Per quanto riguarda i prossimi giorni, partendo dalla previsione per lunedì, diciamo che c'è un nuovo peggioramento, non intenso così come quello che c'è stato in questi ultimi 2 giorni, però potrebbe ripresentarsi a metà settimana. Andiamo per ordine. Vediamo prima la previsione per lunedì. Dicevo, dopo questo miglioramento di domenica avremo un nuovo peggioramento, interesserà la nostra regione soprattutto
le zone tirreniche. Nel frattempo le temperature si sono leggermente alzate e quindi avremo nevicate solo a quote superiori ai 1300-1400 metri, almeno nella prima parte della giornata. Piogge, come dicevo, più intense sull'Alto Tirrenico, però altre piogge, diciamo, cadranno sulla regione in modo sparso, isolato, senza particolari fenomeni. Le temperature dopo il temporaneo aumento di domenica tenderanno a scendere poi nel corso di lunedì pomeriggio a partire dalle zone occidentali, ma i valori minimi rispetto a domenica saranno decisamente più alti, visti meno 5 di domenica. Per lunedì mattina a Potenza dovremmo essere quantomeno intorno ai 3-4 gradi sopra lo zero. Per i prossimi giorni, dicevo, c'è una possibilità di ulteriore peggioramento. Veniamo prima alla cartina degli spaghetti. La cartina degli spaghetti ci mostra, appunto, dopo le temperature sotto media di questi giorni, andremo risalendo soprattutto tra domenica e lunedì, e poi, come vi dicevo, ci sarà un altro calo termico che dovrebbe accompagnarci per gran parte della prossima settimana. Nulla di eclatante, le temperature andranno leggermente al di sotto delle medie stagionali. Poi, come vedete, intorno al 3-4 febbraio i valori potrebbero salire, perché è previsto un approfondimento di una depressione sulla Spagna. Questo potrebbe portare aria più calda verso le regioni centro-meridionali italiane. C'è bisogno di conferma a lungo termine, sappiamo che le previsioni possono cambiare. Per quanto riguarda le precipitazioni, dopo queste forti di ieri e di oggi avremo un miglioramento, e poi a partire da lunedì qualche altra pioggia a partire dalle ore centrali della giornata. Insomma, per la prossima settimana non si prevede grandi peggioramenti, tranne nella giornata di mercoledì. Infatti andiamo a vedere il modello in quota previsto dal modello americano GFS, Global Forecast System. Questa è una cartina incentrata per martedì sera, mercoledì mattina, e ci notiamo nuovamente una depressione più o meno facsimile a quella degli ultimi giorni, ma meno profonda, però presente, e questo dovrebbe portare a un nuovo peggioramento mercoledì con altre precipitazioni, e non sono escluse altre nevicate a quote non molto basse, ma comunque a quote interessanti di media alta montagna, anche intorno ai 700-800 metri. Vedremo poi nei prossimi giorni se questa previsione troverà concretezza, ma c'è questa tendenza a un nuovo peggioramento piuttosto insistente nella giornata di mercoledì, per poi, fortunatamente, questa depressione dovrebbe poi abbandonarci subito, ma aspettiamoci un nuovo peggioramento sulla nostra regione appunto a metà settimana. Per il momento è tutto, ricordo che gli impianti da sci sono tutti funzionali in tutta la regione, a Viggiano, alla Serrata, dove ci sta un metro di neve, anche più di un metro di neve in quota, e anche a Conserva di Lavia. Per oggi è tutto e arrivederci sulla Nuova TV.